È stato inaugurato a Soccavo, nella torre est del polifunzionale di via Appio Claudio, il nuovo centro giovanile della città, uno spazio di oltre 4.000 metri quadri, esistente da più di 20 anni e mai ultimato, che grazie all'impegno dell'amministrazione comunale viene restituito al territorio. Il centro, denominato Na Gioia, a conclusione di un concorso di idee che ha coinvolto i giovani napoletani, ospiterà il primo spazio di co-working pubblico cittadino, sale meeting, aree espositive e destinate ad attività didattiche e laboratoriali. In una città dove l'espressione più famosa è mai Na Gioia, oggi invece per noi è Na Gioia. Già il nome di questo posto, dare un nome alle cose importanti, nasce da un concorso dedicato alle scuole e ai ragazzi del territorio insieme all'assessorato alla scuola, ed un ragazzo ci ha proposto questo nome che ci è subito piaciuto: Na per Napoli, Gio per giovani, Ia per Ia, Na Gioia. E questa struttura poi è una storia. 3 anni fa sono stati altri ragazzi come me a farmela conoscere, perché avevano denunciato con un'occupazione simbolica lo stato di abbandono e di degrado di questa torre, più di 4.000 metri quadrati, 6 piani, e da questo incontro è nata la possibilità importante come amministrazione di dare vita a un processo virtuoso, puntuale, reale. Abbiamo recuperato dei fondi dalla Regione Campania grazie al nostro ufficio di progettazione, e in pochi mesi abbiamo sostenuto i lavori ed oggi la dedichiamo al territorio, la apriamo alla cittadinanza. L'apertura del centro, che questa mattina ha visto la presenza del sindaco De Magistris e degli assessori ai giovani e all'istruzione, è stata possibile grazie al contributo del Comitato Soccavo, promotore dell'avvertenza Riprendiamoci il Polifunzionale, e delle realtà territoriali con le quali è stata definita l'organizzazione degli spazi e la vocazione della struttura. Ospitiamo oggi degli artisti che da Via dei Mille, dal PAN, oggi sono qui a Soccavo, quindi dei veri e propri ponti di cultura e di impegno per valorizzare tutte le aree della città di Napoli, perché questo è il nostro impegno, anche la nostra offerta come assessorati e come amministrazione. Coordinata da personale del comune e da un comitato di gestione aperto al territorio per discutere mensilmente le attività da realizzare, la struttura di Soccavo si aggiunge alla rete dei centri giovanili distribuiti in città. Il territorio, i giovani, i cittadini, il comune, con tanta fatica, con un utilizzo corretto delle risorse pubbliche, aprono uno spazio al territorio che sarà autogestito insieme tra il comune di Napoli, il territorio, le assemblee popolari, i comitati, i movimenti, le associazioni. Questo è un ulteriore segmento della rivoluzione politica e culturale che è in corso nella nostra città da diverso tempo.